Presentata ieri, lunedì 3 agosto, a Amalgam Olvine Binot, tra Segusino e Valdobbiadene, la Scuola Internazionale del Formaggio di Montagna. Alla presenza di amministratori e imprenditori coinvolti nell'iniziativa è stato presentato il progetto del primo centro professionale italiano che, a partire dal 2021, con un corso intensivo residenziale, formerà i futuri malgari e casari. Noi crediamo che sia il momento per dargli una dignità professionale e un riconoscimento sociale importante. Prevediamo quindi un percorso formativo strutturato, fatto di quelle competenze che servono per svolgere una professione che sempre di più assomiglia all'imprenditore e sempre meno all'operatore improvvisato. Sono anni che collaboriamo col professor Gasperini e con l'Università Ca' Foscari. L'ha sempre portato su degli studenti per imparare a vedere come si faceva a far formaggio. Quindi questa è una continuazione di un progetto partito da molto tempo. Adesso sta arrivando verso la fine, dove riusciranno a formare, in arco di una settimana faranno un corso dove formeranno dei malgari veri e propri, perché c'è proprio bisogno di queste persone che al momento mancano. Questa iniziativa che ospitiamo ben volentieri e con calore va un po' a confermare e a dare maggior valore al percorso che già abbiamo intrapreso come amministrazione, che è quello di appunto di cercare di preservare e valorizzare questa tradizione agricola e montana, che abbiamo anche appunto portato avanti acquistando questa malga nei mesi scorsi, questa malga di proprietà della comunità montana per Alpi Trevigiane, che appunto abbiamo voluto fortemente rimanesse un patrimonio della collettività e rimanesse come luogo proprio destinato a portare avanti questa tradizione e questi valori. E penso che si possa avere un connubio perfetto tra Vagolino e Segusino, perché c'è una radice comune che può far capire i problemi che crea comunque il vivere in montagna tra queste due realtà. Sappiamo che quelle intuizioni empiriche che avevano i malgari, i casari, oggi le possiamo riempire di contenuti scientifici. Loro avevano capito, non sapevano perché, adesso. Quindi salvare questo mondo, questi saperi, ma creare anche delle nuove professioni, mettendo assieme i saperi antichi e quanto la cultura e la tecnica ci danno oggi. Quindi mi piacerebbe avere un casaro che parli di Heidegger, che parli di Aristotele, che parli di Platone, che abbia la sapienza botanica del pascolo, dei prati, che sa riconoscere le erbe, le piante, i fiori, perché sono quelle piante e quei fiori che poi danno a quel formaggio, a quell'altezza, quel gusto che è unico.